Buonasera. Anche questa edizione del telegiornale va in onda in forma ridotta e senza servizi filmati nel quadro degli scioperi e delle agitazioni dei giornalisti proclamata dalla Federazione della Stampa a sostegno dell'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da 7 mesi e di fronte all'atteggiamento di chiusura della Federazione Editori. I giornalisti radiotelevisivi si astengono dalle prestazioni in video e in voce a tempo indeterminato, cioè fino a quando non sarà siglato un accordo. L'astensione riguarda telegiornali, giornali radio, rubriche, speciali e settimanali giornalistici radiotelevisivi. Sono garantite soltanto, oltre alle informazioni essenziali, telecronache e radiocronache degli avvenimenti sportivi di carattere internazionale. Nell'ambito dell'avvertenza contrattuale, i quotidiani oggi non sono usciti e non usciranno nei prossimi 2 giorni. Sabato pomeriggio torneranno in edicola i giornali della sera. Giovedì prossimo, 8 luglio, il presidente Spadolini, di ritorno dal viaggio in Spagna che comincerà domani, riferirà al Senato sulla difficile situazione creatasi all'interno della maggioranza ed emersa nella lunga riunione del Consiglio dei Ministri di ieri. Stamane Spadolini ha riferito al Capo dello Stato i nodi e i contrasti insorti sul problema della disdetta dell'accordo sulla scala mobile da parte dell'Intersind, l'organizzazione delle imprese a partecipazione pubblica. Il Presidente del Consiglio ha comunicato a Pertini la sua intenzione di esporre la situazione in Parlamento. La scorsa notte, al Consiglio dei Ministri, Spadolini aveva proposto di invitare gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale ad adottare, nella loro autonomia imprenditoriale, comportamenti coerenti con la politica economica e sociale del Governo, ferma la condizione del contenimento del costo del lavoro. Ma alle 2, al termine del Consiglio, non si era trovato un accordo. Stamane il ministro dell'Industria, Marcora, all'assemblea della Confcommercio, che ha deciso di disdire anch'essa l'accordo sulla scala mobile, ha precisato la posizione democristiana. L'emendamento presentato dai ministri democristiani, ha detto Marcora, concordava con l'invito del governo alle imprese pubbliche di riconsiderare la sua decisione sulla scala mobile, ma sollecitava contemporaneamente la presentazione da parte del governo di un'ipotesi di modifica delle indicizzazioni salariali per permettere un rientro più rapido dell'inflazione e minori costi in termini di occupazione e produzione. Il socialista De Michelis, lasciando Palazzo Chigi, aveva dichiarato che era stata la delegazione democristiana a respingere la proposta del Presidente del Consiglio. Il vice segretario socialdemocratico, Vizzini, ha sottolineato oggi il pericolo di una crisi di governo per le divergenze sugli indirizzi generali di politica economica. I socialdemocratici comunque lavoreranno, ha detto Vizzini, per ricostituire la solidarietà tra i partiti della maggioranza. Il repubblicano Biasini, nel giudicare opportuna e corretta la proposta di Spadolini, ha mostrato preoccupazione per le resistenze che si sono verificate, rilevando che le difficoltà e le responsabilità vanno invece solidalmente affrontate da una maggioranza che non ha alternative. Secondo il segretario liberale Zanone, che considera necessaria la salvaguardia dell'autonomia degli imprenditori pubblici, il governo può e deve esercitare un'azione risolutiva per la modifica dell'indennità di contingenza. Il Presidente della Repubblica, Pertini, insieme al Presidente del Consiglio Spadolini e con il Ministro dell'Interno Rognoni, ha preso parte a Roma alla Festa Nazionale della Polizia, celebrata anche in altre città. Pertini ha consegnato la medaglia d'oro al valor civile conferita alla bandiera della Polizia per i risultati ottenuti nella lotta al terrorismo, raggiunti anche a prezzo di un doloroso contributo di sangue. Il Capo dello Stato, dopo aver appuntato la decorazione sul vessillo, ha abbracciato un ufficiale della Polizia. Rognoni ha sottolineato come questi risultati siano stati ottenuti nella fase che ha segnato il passaggio alla nuova struttura organizzata e funzionale della Polizia, così come stabilito dalla riforma. Riferendosi poi agli arresti degli agenti dei nuclei speciali che parteciparono alla liberazione del generale americano Dozier e che sono stati accusati dalla magistratura padovana di maltrattamenti ai danni di un brigatista, Rognoni ha detto che il successo nella lotta al terrorismo non può essere offuscato da iniziative giudiziarie che suscitano perplessità ed amarezza. Il ministro dell'Interno, pur avvertendo di non voler interferire nell'autonomia della magistratura, si è detto convinto che tali misure non sembrano ispirate ad un grado di equilibrio che un simile caso avrebbe richiesto. In molte questure italiane ci sono state assemblee e riunioni di agenti alle quali hanno partecipato anche funzionari e questori.
Sono 7 e non 5 le persone inquisite dai giudici padovani per i presunti maltrattamenti ai carcerieri di Dosia. Oltre ai 5 mandati di cattura già eseguiti, sono state firmate anche comunicazioni giudiziarie nei confronti di 2 agenti attualmente in servizio a Roma. Intanto i difensori del funzionario della Digos, uno dei 5 arrestati, hanno presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento preso dal giudice nei confronti del loro assistito. Numerose da parte delle forze politiche e sindacali le reazioni all'iniziativa della magistratura padovana. Il presidente dei senatori della DC, De Giuseppe, dice che la decisione dei magistrati di Padova suscita sgomento anche perché le iniziative sul tema della violenza ai detenuti sono apparse spesso strumentalizzate per ostacolare la lotta della polizia contro la criminalità. Il senatore Pecchioli, comunista, ha detto che le gravi imputazioni debbono essere ancora provate, ma non dovranno essere tollerate indulgenze. Pecchioli aggiunge che il comportamento complessivo delle forze dell'ordine costituisce un alto esempio e una conferma che il terrorismo può essere sconfitto attuando con rigore le leggi. Per i Missini, il senatore Filetti dice che il provvedimento della magistratura è frettoloso, inopportuno e sicuramente erroneo. Giuliano Pennacchio, assessore comunale socialdemocratico di Giugliano, in provincia di Napoli, è stato ucciso in un attentato. Stava rientrando a casa quando 2 individui gli hanno sparato contro numerosi colpi di pistola. Gli assassini sono riusciti a fuggire. Gli inquirenti escludono per ora il movente politico. Il segretario socialdemocratico Longo, nell'esprimere alla famiglia le condoglianze del partito, di fronte al moltiplicarsi di delitti di mafia e camorra che offendono il sentimento delle popolazioni del napoletano, ha sollecitato un intervento straordinario del governo, della magistratura e delle forze dell'ordine per stroncare la delinquenza organizzata. Al processo Moro, che si sta celebrando a Roma, soltanto 6 degli imputati maggiori si sono presentati in aula per dire al presidente della Corte che non intendevano rispondere all'interrogatorio. Si tratta di Prospero Gallinari, Valerio Morucci, Maurizio Iannelli, Antonio Giordano, Anna Laura Braghetti e Alessandro De Luca. Mario Moretti e gli altri brigatisti rossi hanno fatto sapere che per ora non intendono parlare. Il processo riprenderà lunedì. Alla mezzanotte scatta l'aumento della benzina e degli altri prodotti petroliferi per l'adeguamento ai prezzi europei. Lo ha deciso il Comitato Interministeriale Prezzi. La benzina super passa da 985 a 1020 lire, la normale da 935 a 970. Il gasolio da autotrazione da 481 a 492 lire, il gasolio da riscaldamento da 469 a 480 circa, il petrolio da riscaldamento da 510 a 528 lire. L'aumento del prezzo della benzina, di 35 lire, è così suddiviso: 29,66 lire alle compagnie, 5,34 lire all'erario come aumento dell'incidenza dell'IVA. A partire da oggi e fino al 31 luglio, sulla costiera amalfitana, nel tratto tra Positano a Vietri sul mare, le auto immatricolate in Campania potranno circolare soltanto a giorni alterni, quelle con targa pari nei giorni dispari e quelle con targa dispari nei giorni pari. È la decisione adottata dal prefetto di Salerno allo scopo di alleggerire il traffico automobilistico. La crisi libanese. Il capo delle milizie cristiane del Libano, Gemayel, è a Taif, in Arabia Saudita, dove si è incontrato con il ministro degli esteri, Saud El Faisal. Nella stessa località è in corso la riunione ristretta del comitato ministeriale della Lega Araba. Evidentemente, i diplomatici sauditi stanno tentando una mediazione tra palestinesi e libanesi per riportare la pace in Libano senza la presenza di truppe straniere. Sarebbero le stesse autorità civili di quel paese a regolamentare le forme di presenza dei palestinesi in Libano. Ma l'OLP è disposta a discutere questo argomento solo allorquando le truppe israeliane si saranno ritirate dalla periferia di Beirut. Israele ha accettato, sia pure con reticenza, di accordare nuovo tempo al negoziato che l'inviato americano Habib sta compiendo parallelamente ai diplomatici sauditi. Monsignor Luigi Poggi, nunzio incaricato dei rapporti con i paesi dell'est europeo, è rientrato questa sera a Roma dopo un viaggio di oltre 15 giorni in Polonia. Il prelato ha visitato numerose diocesi e, presumibilmente, ha parlato del programmato viaggio del Papa in Polonia. Si conclude qui questa edizione del telegiornale, trasmessa in forma ridotta in seguito all'astensione dei giornalisti radiotelevisivi dalle prestazioni in video e in voce decisa dalla Federazione della Stampa nel quadro dell'avvertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. Il prossimo notiziario domani alle 13.30.